Quali e quanti sono i personaggi della Bibbia? La Bibbia è fatta di tante storie e di tanti personaggi. Un modo recente di leggere e interpretare la scrittura parte proprio da qui, considerare ogni brano come un racconto, con i suoi personaggi, la trama, i dialoghi, per comprendere meglio cosa l'autore vuole comunicare al lettore. Il personaggio principale, naturalmente, è Dio. I personaggi nella Bibbia sono tantissimi. Nell'Antico Testamento alcuni sono i protagonisti di libri interi, come Mosè nel libro dell'Esodo, o Abramo, o i profeti, Geremia, Isaia, Ezechiele. Ci sono anche molti personaggi femminili, quali Ruth, Miriam, Sara, Rachele, Deborah. Personaggi sono anche gli animali, come il corvo del profeta Elia, o il cane di Tobia, o il serpente di Adamo ed Eva. Nell'Antico Testamento il Signore si manifesta in vari modi, come fuoco che non brucia, come nube che avvolge il monte, come tuono e vento, o anche come silenzio. La sua apparizione è sempre qualcosa di sorprendente che fa nascere nell'uomo timore e meraviglia. Il Signore si esprime attraverso la sua parola e parla ai profeti che diventano testimoni nei confronti del popolo. Nel Nuovo Testamento il personaggio principale è Gesù Cristo, figlio di Dio, e i Vangeli raccontano la sua vita, la sua morte e risurrezione. I racconti della Bibbia sono universali, cioè parlano a tutti. La Bibbia è la storia delle storie, non è un trattato di religione e neppure un libro di cronaca.